Un pellegrinaggio che ha la sua origine in un progetto pensato da Don Gianfranco Fregni, quando ancora era direttore dell'ufficio famiglia, è finalizzato a fare un momento di preghiera in cui tutti i fidanzati, in particolare quelli che fanno il corso di preparazione al matrimonio e che si sposeranno entro l'anno o comunque nel giro di qualche mese, possano partecipare a questo pellegrinaggio invocando l'aiuto e la benedizione della Madonna sulla coppia che vanno a formare. Il significato appunto di questo pellegrinaggio è proprio invocare l'aiuto della Madonna sulle coppie che si formano e anche su tutte le famiglie bolognesi, in particolare le famiglie giovani. Partecipano a questo pellegrinaggio, come già dicevo, le famiglie, le coppie che hanno fatto il percorso, soprattutto i percorsi di preparazione al matrimonio nel corrente anno, e fra queste ricordo che c'è un percorso. I percorsi normali sono in genere a 6 o 8 incontri, però a livello diocesano c'è un percorso organizzato a livello diocesano, un corso solo all'anno, che ha una durata di 16 incontri. È un percorso di approfondimento maggiore per quelle coppie che desiderano avere una maggiore formazione e una maggiore ricchezza sia di contenuti che anche di metodologie riguardo al matrimonio e anche una maggiore consapevolezza del loro cammino. Oggi sono qui le giovani coppie già sposate, quelle che si sposeranno, per poter esprimere di fronte al mistero, il mistero stesso del rapporto tra l'uomo e la donna, così come Dio lo ha pensato. Però non dimentichiamo mai che il vero matrimonio cristiano tiene sempre vivo il suo rapporto col battesimo. Due battesimi che diventano uno solo.